grande serata alla Baita stasera con il grande, ragazzi, scusate se ve lo dico, ma il grande Omar Codazzi. Speriamo che sia una bella serata. Sì, no, dai, sarà sicuramente una bella seratona, perché con Omar non si sbaglia mai. Omar, ma guarda che delle volte anche le ciambelle che c'hanno tutto il buco, delle volte vengono fuori col buco un po' storto, quindi allora, un po' noi ce la metteremo tutta, sì. Stasera è nata un po' col buco storto perché purtroppo siete arrivati in ritardo, dobbiamo fare tutto di corsa, però no, dai, inutile che mi ripeta, Omar è un grande, non sbaglia mai, la gente stasera ci sarà sicuramente murato, dai, dici di tutti i successi, di tutte le tue canzoni che ti richiedono sempre. Sempre, io sono contento perché sono tanti anni che faccio questo mestiere e devo dire che ogni anno forse ho sempre avuto la fortuna di avere la canzone che ti portava avanti per almeno 3-4 anni. E quindi siamo arrivati a più o meno 8 anni con questa orchestra, con tantissime canzoni, e voglio ringraziare gli autori, in modo particolare so che uno qua di queste ballate, di questi monti, di questi borghi. Scusami, se ti... Stefano! Adesso ve lo presentiamo, l'autore vieni delle nostre canzoni, vieni qua un attimo. Delle nostre valli. Lui è di questa vallata, di questi borghi, è Stefano Del Nero, vieni qua Stefano. Sarei al fiore della Nela e del Mario di Barigano, fratello di Giorgetto. Hanno avuto da... Ci conosciamo, Ecco. In questi ultimi anni sono state canzoni che hanno fatto un po' il giro di tutta l'Italia e soprattutto cantate da tanti colleghi. Sì, sicuramente. Conosciamo tante canzoni di Stefano, adesso i titoli non me ne ricordo mai. Una sicuramente che guarda, ce l'ho nel cuore, che è, posso dirlo? Sì. È Favole. Favole un po' nel cuore. L'ultima, esatto. Poi ce ne sono comunque tantissime e Stefano ha sempre fatto delle belle canzoni. Comunque parliamo di Omar. Allora stasera, dato che presenteremo una delle sue nuove canzoni, allora prenderemo l'occasione di... No, non me lo ricordo. Quale? No, una di quelle ultime canzoni. Ah, beh. La canzone Grazie, poi dopo loro la riprenderanno e la manderanno. Grazie, l'ho sentita in anteprima, scusate, 15 giorni fa, Senigallia, no? Che abbiamo fatto un pullman, hanno fatto un pullman, io mi sono aggregata, ha cantato questa canzone che è veramente bella. Quando una canzone piace al primo ascolto, esatto. È una canzone sta che facendo veramente... un macello bellissimo. Esatto, e grazie a Omar, grazie a Stefano. E... questo è un grande vantaggio dei cantanti. Cioè il cantante di questo caso è a questo livello sicuramente. A me dispiace perché siamo un po' di fretta e non vogliamo, però la prossima volta, lo diciamo tutte le volte ma poi succede sempre qualcosa, perché io vorrei dire tante cose di Omar. Siamo stati in vacanza insieme, andremo in vacanza insieme, abbiamo fatto una settimana l'anno scorso in Basilicata, Marina di Festicci, mi viene freddo a dirlo, ragazzi, 5 serate con Omar, ci siamo proprio divertiti, ma credetemi, una serata diversa dall'altra, nonostante la stessa orchestra, nonostante lo stesso cantante, nonostante lo stesso pubblico, però 5 serate veramente da incubo, ma incubo quando, di quelli buoni. Quando sono usciti l'ultima sera col papillon, la giacca e bermuda e l'improvviso. Sì, guarda, veramente, l'orchestra a un certo punto, tutta elegante, ma abbiamo visto le foto su Facebook, bellissimo. Tutte eleganti, con cravattino, che a un certo punto, boom! Tutti vestiti da spiaggia, è stata una cosa veramente... Una serata di chiusura, sì. Commozioni, abbiamo pianto. Abbiamo pianto, abbiamo riso, abbiamo... Chi vuole venire, ragazzi, a giugno ci aspetta un'altra bella settimana con Omar e tutti i suoi ragazzi che sono veramente... L'Isola d'Elba. Isola d'Elba, Ortano. L'Isola d'Elba. Faremo questo viaggio, ci saremo noi con tutta l'orchestra. Magari vediamo se riusciamo a spostare di casa anche questo maestro. Sì, ce la faremo. E poi saremo in compagnia di Franco, Gianmarco e i cantanti dell'orchestra d'Avuto. E poi ci sarà sicuramente anche, vabbè, non dico il nome perché poi magari uno mi ha detto che c'era, comunque ci saranno tantissimi ospiti, tanti ospiti. Dove ci divertiremo tutta la settimana. Sicuramente sì. Omar, guarda, io ti ringrazio tanto. Poi ti farò avere sempre... un depia, dove tu puoi dopo farlo vedere. Sei sempre una persona molto disponibile. Pensate e che oggi siamo arrivati tardi, ma io e la Giuliana, tu non lo sai,
dovevamo fare un pezzo di favole prima che entrasse la gente. Così la soddisfazione di cantare un qualcosina con Omar. Vabbè, però questa è una cosina tra di noi e basta. Quindi... Che la riprendeva, è una della soddisfazione anche da parte mia. Comunque, dai, Liliana, sono gli occhi più belli che... dai, grazie. Della valle. Della valle. Sì, no, della valle, dai. Sei sempre molto carinissimo. Un saluto a tutti, ragazzi. Alla grazie, prossima bravo. Con Omar. Speriamo che sia una bella serata. Sì, sicuramente. Chi vuole venire in vacanza con noi... Noi ci siamo. Vi aspettiamo. Vieni. Ciao a tutti. Dai, porta un po' via le scatoline del... Ora discutiamo della congiuntivite. Ok, non ci credo. Non ci credo. Cosa mi fai fare? Proviamo a fare una cosa, tanto lo improvvisiamo. Allora, Andrea, siccome lui ha scritto, oltre a favole, stupido io, ti sposerò, insomma, tante belle canzoni, ha scritto anche questa Poeta di una sera, ma non la facciamo. No, ma proprio, non la facciamo. Non la facciamo come al solito. Tu l'hai scritta e tu sei un poeta in questo momento. Io dico, vorrei essere un poeta per scrivere per te queste belle parole. Fallo tu il poeta in questo momento. Quando c'è il ritornello, voi andate e fate il ritornello. Improvvisiamo così. Vada maestro, accompagni. Oh, aspetta, perché io qui ci vivo, tu te ne vai. Sì, però io spero di tornarci. Se facessi brutta figura non verrebbe più nessuno. Quindi... Allora, qualsiasi sia l'esito, saresti mio amico. Sempre. Non ti voglio bene come autore. Autore ce ne sono tanti, di amici ce ne sono pochi. Adelina, qui sei. E qui sotto, guarda. Allora lascio a te questa canzone, vai. Con il mio tempo, maestro. No, è di là, devi guardare il maestro di là. No, no, maestro, l'accompagni come un sottofondo normale. Senza la melodia della canzone. Okay. No, mi piaceva così. Però. Allora si decide, scusi. Stasera vorrei essere un altro uomo, essere tu.